Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nel mio secondo canale. E oggi vi faccio vedere la ricettina di un'insalata di cereali speciale, una cosa particolare che in tante mi avete sempre chiesto quando magari postavo qualche fotina su Instagram e avevo accennato a sta cosa. È molto molto particolare ed è una cosa troppo troppo buona, sana, fresca, leggera, genuina, che ho mangiato tanto in estate, ma che mangio veramente anche in questo periodo perché è facile da preparare e poi è sfizioso perché mangio una cosa diversa, quindi spero tanto che piaccia anche a voi e quindi prepariamola assieme. Raccogliamo il basilico per prima cosa. Raccogliamo anche un cagnolino. Che vuoi? Mi segui la battuta. Eccoci qua ragazzi, vi faccio vedere un'insalata che faccio con questo, cioè una specie di insalata di pasta, di riso, però noi usiamo tantissimo questo qua, che è il grano Kamut bio, che questo qua lo compro al supermercato ed è veramente buonissimo perché viene tipo croccantino, molto molto buono. Io già l'ho cotto sapientemente, come con l'insalata di riso, vi ricordate? Nel video vi dissi lo cuocio il giorno prima, anche adesso quando devo farli freddi lo cuocio il giorno prima. Questo si cuoce come se fosse pasta, come se fosse riso, quindi nell'acqua quando bolle si versa 10 minuti ed è cotto. Voi comunque assaggiatelo sempre, comunque si mantiene bello croccante. È bello croccante, perciò mi piace molto e l'ho tenuto in frigo così è bello fresco. Adesso lo devo solo condire. Dato che stamattina vado a mare, me lo porto a mare, lo adoro perché è bello fresco fresco ed è buonissimo. Poi ovviamente voi questa ricetta che vi faccio vedere la potete fare con il riso, con la pasta, come volete, no? Se non avete questo qua. Io però vi consiglio, se non l'avete mai provato, provatelo perché è veramente buono ed è un'alternativa, perché io mi scuccio mangiare sempre pasta e riso, quindi vado trovando queste alternative, sono sempre in cerca. Ok, quindi ragazzi, a questo punto io vado a preparare una specie di pesto con il basilico. Eccolo qua il pesto che ho raccolto e diciamo non faccio proprio un vero e proprio pesto, ma una cremina al basilico, ossia un pesto un po' più leggero, perché voglio far vedere questa ricetta, diciamo, dopo l'estate ci vogliamo rimettere in forma perché abbiamo mangiato tanto, abbiamo mangiato tanti gelati, tanti al ristorante e quindi niente, una cosa fresca e leggera, vi faccio vedere un po' di come farlo per farlo leggero. Quindi qua dentro io ci vado a mettere un pizzichino di sale rosa, un pizzichino di pepe e vado a mettere un po' d'olio, un filo d'olio extravergine di oliva, questo qua che è buonissimo. E poi praticamente io che faccio? Per renderlo un po' più leggero, quindi per non aggiungere tanto olio e per farlo venire comunque molto cremoso e molto saporito, un gusto in più, vi dico questa chicca. Ci metto un po' di questo yogurt, ci metto un po' di yogurt greco bianco, questo lo compro al supermercato, lo sapete, ve l'ho fatto vedere, lo uso spesso nelle mie merende, ma lo uso spesso anche nelle ricette salate, infatti io compro sempre questo barattolone grande perché lo uso tantissimo, casomai farò vedere anche altre ricette, e ne metto un cucchiaio qua dentro, provate ragazze, vi dà un gusto più cremoso alla vostra cremina appunto di pesto, diventa un po' più leggero e un po' più proteico anche perché lo yogurt greco è ricco ricco di proteine. Vado a frullare. Ecco la nostra cremina. Vado quindi a versare qui dentro. Tipo per esempio il pesto quello là pronto nei vasettini che anche scelgo buono solo all'olio extravergine d'oliva, e se vado di fretta mi è capitato di farlo pure con quello e viene buonissimo, quindi potete trovare anche comprare anche il pesto pronto, vi suggerisco però di sceglierlo buono, cioè con l'olio extravergine d'oliva fatto bene, insomma non con le schifezzine dentro, l'olio di palma eccetera. E se volete invece quando lo fate voi il pesto potete aggiungerci anche
i pinoli, l'aglio, le noci, quello che volete, insomma. Io l'aglio, insomma, preferisco evitare per... La fiatella, va bene. Pomodorini che ho precedentemente tagliuzzato. Questi sono i pomodorini del nostro orto, quindi belli freschi, freschi, biologici e naturali. Poi ci vado a mettere questo qua, che questo è formaggio primo sale, e io già ve ne ho parlato altre volte. Questo è un formaggio che vi consiglio molto se, insomma, magari non tollerate tanto i latticini, quindi volete qualcosa di leggero, oppure se state a dieta per stare in forma, perché questo è un formaggio molto molto light, leggero, però è molto buono, a me piace tantissimo, è morbido, è buono veramente, provatelo ragazze. Io da quando l'ho provato lo compro sempre, lo compro al supermercato tranquillamente. Se no, se siete vegani potete farlo con il tofu. Infatti io spesso questa stessa ricetta la faccio col tofu a pezzettini e viene buonissimo. Aggiungo ovviamente anche lo yogurt, il formaggio, oppure se siete vegani aggiungete solo il tofu, perché comunque voglio che questo piatto sia un piatto completo. Ops, e non volare via. Voglio che sia un piatto completo, e quindi la cosa positiva di questo grano è che, a differenza della pasta, è già proteico, e però ovviamente così vado a fare un piatto proprio bilanciato che ha tutto, cioè un piatto completo. Quindi se state in spiaggia, insomma, se andate di fretta, potete mangiare anche un bel piattone abbondante di questo e state a posto. Sale e olio già l'abbiamo messi nella cremina, quindi basta, però se volete potete aggiungerne ancora un filino d'olio, un po' di pepe. Questo qua è pepe rosso e verde che ho comprato a Nizza, se avete visto i vlog della mia vacanza sul primo canale. Mi piace tanto, ce lo ficco un po' dappertutto. Qualche oliva verde per completare. Fogliolina di basilico, che a me piace tanto anche così, il basilico a pezzi, insomma. Eccola qua, questa è veramente una mia invenzione, non l'ho mai vista da nessuna parte, l'ho proprio inventata io così, e spero che vi piaccia. Aiutatemi a trovargli un nome, perché ancora non so, forse un'insalata di grano con pomodorini al pesto, insomma, fatemi sapere. Anche il basilico, no, che è predominante. Spero tanto che vi piaccia, insomma, è tutta colorata. Adesso in frigo e poi ce la portiamo al mare. Questo è tutto ragazze, se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un pollice in su, e vi ringrazio perché lo fate sempre, mi apprezzate sempre tutti i video, quindi vi mando un bacio grande. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi anche a questo canale, e al prossimo video, ciao! Thank you.